Ultima parte della nostra trasmissione, come promesso, parliamo della Roma, del mercato dei giallorossi, che fino a questo momento non è stato del tutto convincente e si presta a varie interpretazioni. Ci sono state soprattutto partenze pesanti, sono arrivati sì dei giocatori, però in qualche caso si tratta più che altro di scommesse. Costantino Nicoletti, fino a questo momento lascia qualche dubbio il mercato della Roma? Sì, mi lascia un po' perplesso. Dall'arrivo di questo direttore spagnolo, di cui ne sento parlare un gran bene, ma non ne conosco le capacità e le qualità, all'arrivo di un esordiente, tra virgolette, al calcio che conta, diciamo al calcio importante, che ha alternato belle stagioni a stagioni un pochino più deludenti, anche se conosce bene la realtà romana, non lo so, io la Roma ancora c'ha da lavorare tanto, da qui al 31 di agosto vediamo questa proprietà americana se rilancia o si ferma un attimino. Sentiamo che atmosfera si respira nel ritiro di Pinzolo, dove la Roma sta svolgendo la preparazione estiva. Andiamo da Alessandro Carducci, voce giallorossa. Ciao Alessandro, dovremmo averlo già in collegamento, così andiamo a capire quali sono gli umori della tifoseria della Roma, i tifosi che sono presenti a Pinzolo a seguire i primi giorni di ritiro. Ci sei Alessandro? Eccoci, mi senti? Eccoci qua, buonasera a te. Ci chiedevamo qual è l'umore in questo momento dei tifosi presenti a Pinzolo, ma dei tifosi della Roma in generale, e se effettivamente anche a tuo parere e a parere dei tifosi giallorossi il mercato è abbastanza discutibile fino a questo momento. Ecco, parlavate del mercato, a proposito di questo oggi Monchi è stato molto chiaro durante la conferenza stampa di presentazione di Colalon, ha detto non partirà più nessuno, l'importante, il tempo delle cessioni importanti è finito, ora si costruirà la squadra, ovviamente seguendo quelle che saranno le occasioni che darà il mercato. Questo anche in merito a una possibile partenza di Manolas, la domanda specifica era poi su Nainggolan, per cui sulle cessioni i tifosi devono stare tranquilli. Ora ovviamente si dovrà perfezionare e costruire la squadra, perché il centrocampo è molto forte con i tre titolari confermati, De Rossi, Strootman e Nainggolan, poi usciti Grenier e Paredes, dentro Pellegrini e Gonalon, sicuramente la Roma si è rinforzata. Ovviamente deve poi coprire i buchi che lasceranno Rudiger e Mario Rui, sempre se il portoghese poi dovesse effettivamente andare a Napoli, mentre in avanti ovviamente dovrà essere sostituito Salah. L'esterno destro, il colpo è stato del Liverpool, e lì ci si aspetta un colpo anche da Monchi. Ecco, dicevo dei tifosi, come hanno vissuto fino a questo momento il mercato della Roma, quali sono state le reazioni dei sostenitori giallorossi? Beh, c'è un pochino di scetticismo, ovviamente la partenza di Salah è seguita poi quella di Rudiger, che deve essere ancora formalizzata, poco prima stava per partire Manolas, quindi un pochino di disorientamento, ma c'è anche molta fiducia, un direttore sportivo che ha dimostrato una realtà più piccola come quella di Siviglia di poter fare molto bene, di fare plusvalenze, quindi di far guadagnare sì i club, far quadrare i conti, ma anche di far vincere trofei al Siviglia, trofei anche molto importanti. Quindi c'è fiducia, certo, un pochino di disorientamento dopo queste cessioni, ma il mercato è ancora lungo. Angelo Pagotto, fino a questo momento possiamo dire che la Roma si è indebolita alla luce delle partenze, soprattutto partenze che comunque riguardano giocatori che hanno lasciato il segno nella Roma dell'anno scorso, non ci sarà tra l'altro neanche Szczęsny. Sì, no, io onestamente non capisco le strategie di quest'anno della Roma, anche perché secondo me sono tornati indietro di 2 anni, perché hanno preso un allenatore giovane, tra virgolette, per quanto riguarda una piazza importante come la Roma, e da quello che vedo punteranno molto sui giovani, è contro quello che hanno fatto l'anno scorso con Spalletti. Io avrei fatto allenatore Totti, per fare conto che come la... Come questa la sarebbe stata un'idea clamorosa, allenatore Totti subito come, da lanciare. Come Zidane a Real Madrid, conosce già l'ambiente, avrebbe gestito bene i calciatori, ma non sarei tornato alle origini, alla primavera della Roma, perché Di Francesco è poi abituato a giocare con ragazzi giovani, e quindi avrei preso un allenatore un po' più di spessore. Dopo Spalletti purtroppo è sì, così. Potrebbe essere difficile per tutti, non soltanto per Di Francesco, arrivare sì dopo Spalletti. Però per quanto riguarda invece il portiere Szczęsny, è difficile anche raccogliere l'eredità di questo portiere. Sì, perché come Napoli, Roma è un'altra piazza brutta per i portieri, l'unico forse che ha fatto bene è Cervone. Quindi per il portiere è una brutta, ci sono delle piazze particolari, calde, dove se fai bene hai fatto il tuo.
Quindi Cernik ha fatto bene perché ha fatto il suo, non ha fatto grandissime cavolate e io l'avrei tenuto un portiere del genere, onestamente. Avessi fatto uno sforzo per trattenerlo. Sì, d'altra parte hanno fatto uno sforzo per comprarlo e per quale motivo farlo andare via. Aveva dimostrato aveva dimostrato di valere quella maglia. Se sei una grande squadra, come ha fatto poi il Milan, si tiene. Cioè, c'era di mezzo appunto l'Arsenal, il prezzo del cartellino abbastanza elevato, le richieste sono state abbastanza eccessive da parte del club inglese. Torno da Alessandro Carducci a Pinzolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa sulla questione portiere. Sì, prego. Tieni, mi sentivo parlare anche di Totti. Sì. Vi riporto le parole di Monchi, sempre di oggi, ha detto: noi lo aspettiamo anche tutta la vita, perché questa è casa sua e quindi Totti può prendersi tutto il tempo del mondo per decidere, perché poi tornerà qui a casa quando vorrà, non dovrà nemmeno bussare alla porta, perché lui ha le chiavi. Ora è giusto che si riposi dopo tanti anni da calciatore e poi aspetteremo quale sarà la sua decisione con molta tranquillità. Quindi parole sicuramente distensive e ripeto, il rapporto Monchi-Totti può essere la chiave, perché Monchi forse è l'unico in società, paradossalmente essendo arrivato anche da poco, che può però veramente capire Francesco Totti, avendo passato anche lui oltre 25 anni tra campo e dirigenza in una sola squadra al Siviglia. Per concludere con te, De Frel è un obiettivo ancora lontano per la Roma? C'è tanta distanza tra la richiesta del Sassuolo e l'offerta della Roma? Ovviamente, ne parlavamo, la distanza di circa, se non oltre 5 milioni, e Monchi oggi l'ha detto, ha detto: beh, la distanza è tanta, noi vogliamo comprare ma il prezzo riteniamo giusto per un calciatore, massimo rispetto per la valutazione che il Sassuolo dà di De Frel, ma per noi è troppo. Quindi ha fatto capire Monchi che se il Sassuolo non ridurrà le sue pretese, l'affare non si farà mai. Ha detto: abbiamo anche altre opzioni, non soltanto le frelle. Quindi il messaggio è chiaro: o il Sassuolo abbassa le sue richieste per il giocatore o l'affare non andrà mai in porto. Perfetto, grazie mille anche ad Alessandro Carducci in collegamento da Pinzolo, sede del ritiro giallorosso. Grazie. A presto. Grazie ad Alessandro Carducci di Voce Giallorossa. Sul mercato della Roma abbiamo sentito anche il parere di Alfredo Pedulla che ha parlato anche dell'operato fino a questo momento da parte di Monchi che peraltro in una delle sue ultime conferenze stampa aveva sottolineato l'incedibilità di Rudiger che poi è stato in realtà venduto al Chelsea. Ma sentiamo Alfredo Pedulla. Non mi è piaciuto molto, soprattutto per il messaggio. Io esco dai colpi che hanno preso, perché Karstorp è un buon giocatore, perché sicuramente con Alon può aiutare, ma non mi è piaciuto il messaggio iniziale, quando hanno detto non siamo un supermercato e poi Monchi, che io stimo molto, ha fatto esattamente il contrario. Io penso che con la gente si debba essere un po' più chiari e sia giusto dire per motivi di bilancio dobbiamo dar via 3-4. Anziché dire non siamo un supermercato e poi quei 3-4 vanno via lo stesso. Tra l'altro vorrei chiedere alla Roma come gestire adesso il caso Manolas, che era stato ceduto, è tornato ma non può restare secondo me. Mario Rui lo avresti ceduto al Napoli, soprattutto in previsione del fatto che Emerson Palmieri prima di rientrare dovrà aspettare un po'? Ripeto, la Roma come strategia, pur apprezzando molto Monchi, ma avendo capito poco della gestione della tempistica di Pallotta in questi anni, la Roma non è tantissimo chiara, perché la Roma riparte da un altro allenatore bravo che non è Spalletti, da un organico smembrato. Mario Rui ci può stare alla cessione perché potrà aiutare il Napoli, ma sono gli altri ruoli scoperti che la Roma dovrà coprire. Per me resta al momento un grande punto di domanda. Insomma, molto critico nei confronti dell'operato di Monchi, Alfredo Pedulla. Mi trova d'accordo, anche se un addetto ai lavori, un direttore sportivo, non può dichiarare pubblicamente quali sono i giocatori che vuole cedere, perché sennò si deprezzano assolutamente. Sì. Pantaleo stesso insegna, visto, incedibili, non si vende, poi se arriva l'offerta congrua si valuta la cessione del giocatore, quindi è pura strategia. Quindi il direttore non ti dirà mai che il tal giocatore è in vendita piuttosto che no, ecco tutto lì. Parliamo anche della Fiorentina e mi rivolgo ad Angelo Pagotto. Frattura, a tuo parere, insanabile quella che si sta consumando tra la tifoseria, una fetta importante della tifoseria, e della Valle, una situazione complicatissima. Che cosa pensi? No, sì, è difficile. Io vivo qua a Firenze, ma comunque la tifoseria fiorentina ha sempre dimostrato di stare vicino alla squadra. È normale che sono anni che gli si promette delle cose, giustamente loro si sentono un po'
presi in giro, ma poi io sono convinto che andranno tutti a fare l'abbonamento e saranno presenti allo stadio sempre. Io non, è difficile vedere un posto a vuoto, quindi sì, bisognerà vedere appunto che squadra verrà allestita da parte della dirigenza. Sì, quello è vero, ma i 20.000 ci sono sempre allo stadio, quindi sono convinto che i tifosi vanno a vedere la squadra, non tanto i giocatori che vengono. Poi è normale, vincere piace a tutti, sicuramente questi 4-5 anni ci sono stati promesse delle cose che poi non sono state mantenute, però i tifosi sono molto attaccati secondo me alla propria squadra. Certo Costantino, che comunque queste partenze di Borja Valero, quella molto probabile di Bernardeschi, quella possibile di Kalinic possono lasciare il segno, possono acuire la distanza tra Della Valle e Fiorentini e i tifosi viola? No, per me assolutamente no, vado controcorrente, ti spiego anche perché. Perché termina un percorso, ora nel calcio ci si riempie la bocca parlando di cicli, sì. Termina un percorso di 5 anni che fondamentalmente non ci ha fatto vincere niente, ci ha divertito in alcune fasi, però solo la Juventus ha dei percorsi più lunghi, vincendo chiaramente. Quindi è già durato abbastanza, perché un quinquennio sono tanta, tanta roba nel calcio moderno. L'altra cosa che deve far riflettere è che l'anno scorso tu sei arrivato ottavo, non è centrato nessuno degli obiettivi che ti eri prefissato e nonostante tutto 9 undicesimi di questa rosa hanno un gran mercato a cifre considerevoli importanti. Quindi ti dimostra che la squadra non era assolutamente scarsa, era una buona squadra, poteva centrare l'Europa serenamente anche la scorsa stagione. Abbiamo sbagliato l'allenatore, quindi tante responsabilità io le imputo a Paolo Sosa, che non è riuscito a centrare l'obiettivo minimo che era l'Europa League anche per la passata stagione. Però 9 undicesimi titolari di questa rosa hanno un gran mercato, perché te trascuri Astori, Chiesa stesso che abbiamo rammentato, certo, che lo vuole anche il Napoli. Quindi ripeto, la rosa non era pessima, l'obiettivo era quello di mantenere l'ossatura principale di quadriennio precedente di Montella e poi di Sosa e poi avere un'alternativa per ogni ruolo. Altrettanto sarà quest'anno, quindi avremo sicuramente due giocatori per ogni ruolo, però con una rifondazione generale. Quindi sei molto via, fiducioso, sei molto fiducioso, vedremo se avrai curioso ragione. E ottimista. Curioso nel frattempo e ottimista. Andiamo ad ascoltare anche le considerazioni sulla Fiorentina, sul futuro dei Viola, da parte del direttore della Nazione, il quotidiano di Firenze, Francesco Carrassi. Ma io direi che entrambi dovrebbero fare un passo indietro, resettare tutto e ripartire da capo. Questa è una, mi dicono in società, che faranno una squadra competitiva, una squadra di giovani. Se vogliono andare vadano, cioè, noi non possiamo trattenere nessuno a dispetto dei santi e non diciamo che perché la società non l'ha considerati, l'hanno trattati male. Io ho fatto fare un titolo, Rumore di soldi, qualcuno non l'ha condiviso, ma di fronte alla grana vedo che la maglia, il Giglio, la Firenze non conta. Quindi a suo parere comunque tutti questi soldi che verranno incassati per le cessioni verranno reinvestiti nella logica di costruire una squadra competitiva? Ma io direi di sì, ritengo che la proprietà sia una proprietà seria, perché dopo quanti anni è, io mi ricordo che andavamo a seguire la Fiorentina in C2. Nel 2002? Nel 2002 io ero con, mi sembra, Andrea, e quindi questa gente ci ha buttato qualcosa. Facciamo un passo per uno, io mi auguro che loro facciano una squadra competitiva, perché non penso che anche per quello che rappresentano nel loro mondo possano fare una squadra non all'altezza del marchio, della situazione della città. Fiducioso anche Francesco Carrassi, direttore della Nazione. Certo è che se dovessero arrivare al posto dei giocatori che verranno ceduti alla Fiorentina, se dovessero arrivare dei giovani magari anche di belle prospettive, però vincere con i giovani o comunque raggiungere dei traguardi con giocatori giovani non è così semplice, Angelo. No, però sono ottimista dell'allenatore. L'allenatore è un allenatore molto valido, che sa fare giocare bene le proprie squadre e quindi non disdegno neanche i giovani, perché comunque Firenze è una piazza molto calda, ma si vive bene, si sta bene, e i giovani hanno la possibilità di crescere, secondo me. Firenze che comunque chiede chiarezza, perché dopo le cessioni non si intuisce bene quale possa essere il futuro della squadra viola, non si capisce come possa essere costruita, come verranno reinvestiti i denari incassati. Costantino, al di là della tua fiducia?
Vedi, io vado sempre controcorrente. È proprio quello che non gli si può rimproverare, la chiarezza. Perché loro già da quando sono entrati nel mondo e nel sistema calcio hanno espresso il loro modo di fare calcio. Quindi loro, il loro obiettivo era prendere la Fiorentina, portare la Fiorentina a fatturare il più possibile per poi reinvestire i proventi di questo fatturato nella società, nel club, quindi dal management, a differenza di altre proprietà dove il presidente si fa l'autostipendio piuttosto che distrae capitali del proprio club per le proprie aziende. Ecco, ai Della Valle questo non li si può riproverare, proprio la chiarezza. Quindi nel senso che loro hanno sempre detto fanno calcio controcorrente, noi si chiamava autofinanziamento, ti ricordi, in maniera un po' banale. Sì, certo. Però è quello, portare l'azienda CF Fiorentina S.p.A. a fatturare il massimo per avere più risorse da investire sul management, chiaramente sull'azienda, ma soprattutto sull'area tecnica. Poi permettimi una parentesi anche, sì, in riferimento anche a Borca Valero. Il caso Sanchez è passato in sottotono. Cioè, oggi il calcio moderno, mi spiego, il calcio moderno per il 90% la volontà del calciatore è determinante in un trasferimento. Bene, Sanchez, che è arrivato l'anno scorso in sordina, si è reso disponibilissimo, ha creato spogliatoio, ha fatto molto ambiente, ha giocato in ruoli anche non suoi e ha onorato veramente la maglia, aveva un'offerta importante dalla Cina quest'estate. Sì. Importantissima. Ti stoppo, però non credo che se fosse partito i tifosi della Fiorentina. No, io ti voglio far capire però la risposta di Sanchez, sì, certo, Lorenzo. Certo. Lui ha detto, io ho un contratto di 2 anni con la Fiorentina. Quando me l'hanno fatto filmare non avevo la pistola puntata alla tempia, intendo onorarlo. Sì, fine, sì, del discorso. Borca poteva rispondere serenamente così. Certo, però insomma è chiaro che poi i tifosi vanno a vedere quali sono i giocatori che partono, se partono dei giocatori importanti. Io andrò sotto casa di Sanchez con la bandiera. E farai una serenata sotto casa di Sanchez. Scherzo, altre considerazioni sulla Fiorentina da parte di Giuseppe Tassi, editorialista del Quotidiano Sportivo. Sì, è una società di difficile gestione in questo momento per più motivi. C'è una società di fatto in vendita, questo hanno detto i Della Valle, c'è un pubblico particolarmente agitato già dalla fine dello scorso campionato, la contestazione è qualcosa di molto presente, molto sensibile, e c'è un mercato da fare con il rischio di uscite importantissime che sappiamo, Bernardeschi, Kalinic, Borca Valero, i cardini di quella che è stata la Fiorentina fin qui. Quindi è molto imbarazzante per chi si trova a fare mercato per la Fiorentina in questo momento reggere il confronto con una piazza che vorrebbe chiarezza e invece ancora questa chiarezza è ben lontana dall'arrivare. La Fiorentina sostiene che siamo soltanto all'inizio di luglio, c'è ancora tempo per costruire la squadra, deve partire un nuovo ciclo, però mancano chiarezza e probabilmente anche programmazione, perché comunque una volta che verranno ceduti Bernardeschi, Borca Valero, probabilmente anche Kalinic, quali giocatori potranno arrivare? Quali sono i calciatori che potranno dire di sì ad un progetto che in questo momento vacilla? Sì, è chiaro che tutto fa pensare ad un progetto che vada sui giovani, che vada comunque verso un ridimensionamento, che è un po' il verbo che tutti stanno adottando dopo il fenomeno Atalanta della scorsa stagione. Per costruire qualche cosa del genere la Fiorentina avrebbe sicuramente l'uomo più adatto, che è il suo direttore generale. Però bisogna capire se ci sono i fondi, se c'è la sostanza economica per mettere a frutto un futuro che ha bisogno di nascere in fretta. Il termine chiarezza non ti piace, Costantino, l'abbiamo capito perfettamente nel tuo intervento precedente, però visto che siamo in chiusura andiamo anche a sentire le considerazioni generali sul mercato da parte di una grande firma di giornalismo come Marino Bartoletti. Il cuore dei tifosi del Milan batte più forte rispetto a quello di altri tifosi, vista la costruzione della squadra? Beh, direi proprio di sì, anche perché fino adesso è l'unica squadra ad aver fatto qualcosa che assomiglia a una campagna acquisti, e che campagna acquisti. Le altre non hanno fatto moltissimo, forse quella che ha fatto di più è il Napoli, che, come dire, ha acquistato i giocatori che aveva già, cioè per la prima volta ha mantenuto il suo organico, a parte 2-3 integrazioni che rendono più internazionale la rosa. Però ha praticamente ricomprato Martens, ha praticamente ricomprato Insigne, quindi diciamo che se ci fosse una prima linea tipo Formula 1 sarebbe sulla prima linea assieme alla Juventus. Ecco, la Juventus ancora deve mettere a segno dei colpi veri e propri, però comunque resta la super favorita? Sì, resta la super favorita, anche se un anno è passato, soprattutto per la difesa, e bisogna vedere quanto questo anno peserà. Per quanto riguarda la grande delusione per adesso, che siamo comunque al 6 di luglio, è la Fiorentina? So che i tifosi della Fiorentina stanno soffrendo molto e lo hanno anche fatto capire. Hanno venduto i 3 gioielli più importanti,
di acquisti se ne parla poco, sinceramente. Il pubblico della Fiorentina è portato a brontolare per definizione, però questa volta credo che ne abbia qualche buon motivo, anche se comunque non deve perdere di vista la riconoscenza nei confronti di chi questa squadra ha cercato di rifarla grande. L'ultima considerazione su Roma-Inter, che dal punto di vista degli acquisti sono un po' indietro. La Roma ha ceduto molto, ci sono stati sì degli acquisti, però non esaltanti. La Roma è stato un supermercato praticamente, per adesso ha fatto cassa e ha tanti soldi nel salvadanaio che non so come impiegherà. L'Inter secondo me si sta muovendo come un sottomarino e direi che in questo momento è una squadra da podio. E allora Marino Bartoletti è quasi d'accordo con te, Costantino, almeno sulla griglia di partenza del prossimo campionato, non tanto sulla Fiorentina. Sì, perché sulla Fiorentina... Questo ti rassicura? Sì, lui vive a Bologna, vive a Firenze, diciamo la vivo in maniera un pochino più passionale e viscerale, ecco la situazione fiorentina. Siamo così arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, che spero sia stata interessante per tutti voi. Grazie a Costantino Nicoletti. Grazie a te Lorenzo, complimenti. Grazie anche naturalmente ad Angelo Pagotto, che spero possa tornare a trovarci. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti voi per averci seguito, buonanotte.